Siamo in diretta, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, divenuto ormai un appuntamento che si rinnova annualmente, a ribadire l'impegno responsabile di tutti i presenti, a partire dall'amministrazione comunale che ha reso possibile l'organizzazione di questa serata. L'impegno appunto di continuare a perseguire insieme la strada della prevenzione, dell'alleanza educativa, come suggerisce il titolo di questa serata, un'alleanza sempre più solida e fitta di collaborazione per garantire ai nostri giovani, anzi i giovanissimi nativi digitali, il diritto di ricevere un'educazione che permetta loro di diventare cittadini digitali consapevoli. È veramente importante che i giovani acquisiscano il prima possibile gli strumenti, le competenze necessarie per poter agire in modo critico e appunto con consapevolezza in una realtà sociale e culturale che ormai sempre più strettamente è il caso di dire connessa con la realtà del social web. Ed è proprio questo legame forte tra il mondo online e offline, cioè il mondo in rete e fuori della rete, ha determinato profondi cambiamenti nel modo di comportarsi dei giovani che sono nati e cresciuti con la rete, il loro modo di vivere le relazioni, che non solo sono confinate nel mondo dei social, ma sono spesso condizionate dal mondo dei social. Quindi proprio un modo nuovo di percepire se stessi, di percepirsi nel gruppo dei pari, con il rischio di assumere a volte comportamenti veramente pericolosi, distorti, pericolosi per sé e per gli altri, e purtroppo senza rendersene conto. Una frase che spesso io sento dire fra i ragazzi è: ma era uno scherzo. Ecco, era uno scherzo. Questo dice che i nativi digitali, anche se sono cresciuti immersi nel social e negli strumenti digitali, di fatto non sono poi così consapevoli di ciò che fanno online. Bene, gli ospiti illustri di questa sera ci aiuteranno proprio a comprendere meglio questa doppia realtà così complessa e articolata e a fornirci anche suggerimenti, indicazioni su come agire per educare i nostri ragazzi a muoversi nella rete, in modo positivo e in sicurezza. Ecco, il filo conduttore di questa serata sarà proprio la responsabilità degli adulti, in modo particolare delle famiglie e degli adulti competenti. Durante questa serata vi verrà illustrato il progetto Patente di Smartphone, un progetto che è stato proprio pensato per sviluppare un uso consapevole dello smartphone. Un progetto che nasce nella regione Piemonte, ma presto è diventato interregionale. È un progetto al quale le scuole della rete di Paderno-Dugnano hanno aderito già dallo scorso anno con il patrocinio dell'amministrazione comunale ed è stato inserito nel piano del diritto allo studio. Questo segno proprio dell'attenzione che la nostra amministrazione pone sul tema della sicurezza in rete, scusate. E quest'anno il progetto vede la partecipazione anche di un istituto comprensivo di Cusano Milanino, Papa Giovanni XXIII, l'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII. Questo è per noi un segnale positivo, siamo molto, molto felici di questo perché dimostra che questo percorso formativo può estendersi sempre di più. Prima di passare la parola agli ospiti, desidero veramente ringraziare tutti voi che avete accettato l'invito di condividere con noi questa importante occasione di riflessione. Quindi mi rivolgo alle famiglie, agli studenti, ringrazio di nuovo l'amministrazione.
ripeto, per aver reso possibile la realizzazione di questa serata, ma anche per tutti gli interventi di altissima valenza educativa che ogni anno vengono proposti alle nostre scuole su questo e altri temi di interesse sociale. Ringrazio il sindaco Casati che questa sera non può essere con noi, ma vi manda i suoi saluti. L'assessore all'istruzione Varisco che a breve ci saluterà. E tutto introdurrà la tavola rotonda, tutto il suo staff dell'ufficio scuola, quindi la dottoressa Quaresmini, Mastandrea. Ringrazio i miei colleghi dirigenti scolastici, appunto, delle scuole che fanno parte della rete della scuola di Paderno e che sono qui con noi questa sera, la dottoressa Asti della scuola Don Bosco, la dottoressa Cagnato dell'Istituto Allende, la dottoressa Origi dell'Istituto De Marchi, la dottoressa Campana dell'Istituto Gadda, la dottoressa Quilici dell'Istituto Comprensivo Paderno e da quest'anno anche la dottoressa Vono, appunto, dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Cusano Milanino. E un ringraziamento sicuramente ai docenti delle nostre scuole che con tanta passione e professionalità quotidianamente si impegnano nell'accompagnare e guidare insieme alle famiglie i propri studenti proprio nell'acquisizione di competenze di cittadinanza digitale. Ecco, questa sera, tra l'altro, avremo rappresentanti del corpo docenti e anche di studenti che ci racconteranno la loro esperienza diretta proprio di partecipazione al progetto Patente di Smartphone. E certamente ringrazio tutti i relatori che a breve prenderanno la parola. Al termine degli interventi avrete la possibilità di rivolgere le domande ai relatori attraverso la chat. Ora io molto volentieri cedo la parola all'assessore Anna Varisco per i saluti istituzionali. Sì, buonasera a tutti, bentrovati, grazie davvero per la vostra partecipazione, grazie anche alle persone che si sono collegate da casa, che magari ci ascoltano. Anche nei prossimi giorni, chi lo sa, perché? Perché grazie, grazie perché è una comunità che si stringe attorno ad un problema, ad una questione, l'affronta insieme, l'affronta in rete, è una comunità forte. Ecco, devo dire che noi siamo fortunati perché sul nostro territorio ci sono delle scuole che degli insegnanti che hanno posto una grande attenzione a questa tematica. E insieme stanno lavorando e non è facile, insomma, non sempre succede questa cosa, invece qui è successa e si sta lavorando anche molto bene. Abbiamo visto anche i risultati della prima annata di questo progetto della patente dello smartphone. Abbiamo da anni anche come comune, qui c'è il dottor Di Paola che con noi collabora da qualche anno con le praterie del web. Volontà di questa amministrazione è stata quella proprio di cercare di estendere, ampliare gli interventi su questa tematica e devo dire che abbiamo trovato in voi grande disponibilità e soprattutto grande capacità di lavorare insieme e di fare rete. Gli adolescenti, adolescenti e web, gli adolescenti vivono tra sperimentazione e rischio, no? E cercano sempre il limite, però poi a volte il limite si serve per darsi dei contorni, per identificarsi, ma dall'altra parte può anche far male, no? Ci si può far male quando poi dopo si toccano dei limiti, sono magari sì dei campanelli d'allarme, ma a volte appunto non c'è la consapevolezza. Per cui è fondamentale l'attività, i nostri ragazzi passano tantissimo tempo della loro giornata a scuola. Tra l'altro in questi anni l'hanno passata anche molto in rete, no? Purtroppo, insomma, ci siamo ritrovati anche ad affrontare questa dimensione. Però c'è appunto anche la rete buona, che è quella che, come dicevo prima, è quella che facciamo tutti insieme nel momento in cui ci prendiamo cura delle nuove generazioni, ci preoccupiamo da adulti responsabili, no? Stasera il tema sarà quello della responsabilità. Ma il grande tema è il tema dell'autonomia e della responsabilità dei ragazzi. Per cui se da adulti ci assumiamo questo discorso e lavoriamo in termini di responsabilità, noi siamo i primi ad assumerci queste cose, probabilmente aiuteremo anche i ragazzi nei loro percorsi.
Per cui che dire, contorno viola, ci sono qua anche rappresentanti delle forze dell'ordine, insomma, questo lavorare tutti insieme è fondamentale, per cui dal Piemonte, Paderno Dugnano, Cusano Milanino e oltre, proprio per cercare di trovare dei modi di approcciare a questi discorsi insieme che possano funzionare e che siano efficaci. Io vi ringrazio ancora, come ha già detto appunto la dirigente Perrino, questa sera il sindaco non poteva essere presente perché stasera c'è un'iniziativa in ricordo a un anno della scomparsa dell'ambasciatore Luca Attanasio ed era molto importante anche per noi essere presenti come amministrazione comunale a questa iniziativa, però appunto ci siamo qua, siamo ben rappresentati come comunità. E niente, vi ringrazio ancora e auguro a tutti una buona serata e un buon ascolto e che soprattutto possa essere davvero un momento di riflessione importante dal quale anche i saperi esperti possano incontrare le esigenze delle famiglie e quindi dare anche qualche indicazione, qualche strumento in più ai nostri genitori. Grazie ancora e buona serata. Grazie Assessore. Anche quest'anno, tra i relatori di questa serata, abbiamo l'onore di ospitare la senatrice Elena Ferrara. La dottoressa Ferrara lo scorso anno è stata con noi non solo da remoto, ma anche di persona, in quanto ha partecipato, direi ha fatto da madrina alla cerimonia di consegna delle prime patenti di smartphone agli studenti delle classi prime delle scuole secondarie e dell'Istituto Gadda di Paderno Dugnano. Una cerimonia che si è svolta nel maggio scorso presso la cava di Paderno Dugnano. Ecco, e queste patenti sono state consegnate personalmente dall'assessore Varisco anche alla presenza delle forze dell'ordine. Quindi un momento molto, molto importante che è stato veramente molto sentito dai ragazzi. La dottoressa Elena Ferrara, lo sapete sicuramente, ma io ci tengo a sottolineare, è stata la promotrice e la prima firmataria della legge 7117. Una legge che delinea un modello di intervento per contrastare, ma ancor più per prevenire gli atti di cyberbullismo che purtroppo quotidianamente vedono come protagonisti soprattutto i ragazzi, anche molto giovani. Ecco. Si tratta di atti persecutori che in rete possono assumere, anzi, di fatto assumono connotazioni parecchio amplificate e sicuramente molto più pervasive, in quanto chi li compie spesso ritiene di essere in qualche modo invincibile perché protetto dall'anonimato. Ecco, magari questa sera preciseremo anche questo aspetto. Non è così, non esiste l'anonimato in rete. Magari anche il maresciallo Pacilli poi ce lo spiegherà bene questo aspetto. Ecco, con conseguenze anche molto gravi per chi le subisce, le vittime. Gli insulti online, infatti, sono persistenti perché sono lì, rimangono lì. Non è un insulto dato nel quotidiano, nella realtà comune. Rimangono, possono rimanere e quindi davvero possono indurre a forme di autolesionismo molto gravi, addirittura al suicidio e come tristemente noto anche nel caso di Carolina Picchio, che era una studentessa della dottoressa Ferrara e prima di commettere il gesto estremo, quindi poco prima di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano della sua casa, aveva scritto: le parole fanno più male delle botte, ma a voi non fanno male. Io ho i brividi ogni volta che penso a questa frase, è veramente una frase agghiacciante, quindi questo ci fa veramente comprendere quanto sia importante educare i nostri figli, seguirli, i nostri studenti, affinché assumano comportamenti corretti, siano educati a un comportamento corretto, educare proprio alla comunicazione corretta in rete, perché questo, la comunicazione viene spesso distorta. Buonasera, dottoressa Ferrara. Innanzitutto, Buonasera, buonasera a tutti. grazie. Grazie davvero per averci accettato l'invito anche quest'anno.
La legge che lei ha scritto e che ha fortemente voluto insieme agli altri componenti della Commissione parlamentare per i diritti umani, contiene strumenti e soprattutto dà delle risposte chiare su come tutelare e su come supportare le vittime di atti di cyberbullismo. Ma non solo, perché questa legge è stata pensata anche per aiutare i cosiddetti cyberbulli a riflettere su quello, sulle proprie azioni, sulle azioni appunto, sui loro comportamenti sbagliati, in modo da indurli di fatto a cambiare, a modificare il proprio comportamento, dare al bullo, diciamo, la possibilità di redimersi e riparare, no, al male che ha fatto, anche perché spesso dietro i bulli si nascondono ex vittime di cyberbullismo. Le chiederei quindi, dottoressa, se può, di illustrarci brevemente questa legge, soffermandosi però in modo particolare proprio sulla procedura di ammonimento nei confronti del cyberbullo da parte del questore, anche per comprendere meglio quale sia il ruolo del genitore nel caso venga applicato questo provvedimento a seguito di segnalazione da parte della vittima o, come nella maggior parte dei casi accade, da parte dei genitori della vittima. Grazie. Grazie a voi e buonasera a tutti. Permettetemi comunque una premessa generale. Io sono molto emozionata anche stasera a essere con voi perché il ricordo della cerimonia dello scorso maggio con tanti ragazzi al parco, è una delle prime giornate in cui abbiamo ripreso contatto con il mondo fisico, no? E è stato per me un momento insomma, di grande e intensa emozione. Quindi un ringraziamento al comune, all'assessore Varisco e al sindaco Casati, e un ringraziamento alle scuole che già dall'anno scorso avevano aderito. Io avevo avuto un contatto con la professoressa Cappadonna per l'Hackathon Lombardia. Sappiamo che la Lombardia ha una legge regionale. Sappiamo che l'Istituto Gadda era capofila l'anno scorso per l'Hackathon 2020 e che quindi questi progetti sono davvero poi riescono a far emergere da parte dei ragazzi anche tanta proattività, ecco questa cittadinanza di cui si sta parlando. E abbiamo già introdotto una parola che è fondamentale, che è la parola diritti, perché abbiamo parlato di diritti alla formazione, diritti allo studio, diritti alla sicurezza. Sicuramente loro hanno in mente il diritto alla libertà, anche alla libertà di espressione, e la rete è sicuramente il luogo dove diciamo, possiamo ampliare i nostri orizzonti e diciamo, lasciare traccia, no, di noi stessi. Certo, in una fase della vita, che è quella che abbiamo già anticipato, preadolescenziale o adolescenziale, è molto complicato riuscire a capire appunto quali sono i limiti e spesso non ci si rende conto del male che si può fare. Da qui la frase di Carolina che prima di decidere di compiere un gesto definitivo si è rivolta ai bulli e ha detto: appunto, complimenti per il vostro bullismo, ma non vi rendete conto che le parole fanno più male delle botte? A voi non fanno male. Ecco, come fate a essere così insensibili? Quindi mettendo al centro un tema che è quello, insomma, della capacità di mettersi nei panni degli altri, di capire quanto possa un'offesa creare, diciamo, dall'altra parte delle risposte anche molto profonde, no? Anche che lasciano dei segni che non passano. Alla fine però della sua lettera, del suo messaggio, ha scritto: spero che da oggi siate più sensibili sulle parole. Questo è il messaggio che io ho dato a maggio anche ai vostri alunni, anche a quelli più grandi, perché non ha lasciato un messaggio di vendetta. Ha lasciato un messaggio di speranza e questo è il messaggio che io ho raccolto e ho cercato di far appunto di fare illuminare dalle sue parole anche il Parlamento che ha approvato all'unanimità la legge 71, che è stata la prima in Europa
che ha dettato un po' la linea rispetto anche alle linee guida del 2018 dell'Unione Europea, ma voglio qui stasera anche, insomma, se magari lo avete già notato, però è una notizia importante, perché la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza per la giornata contro il bullismo e poi il Safer Internet Day, la giornata per la sicurezza in rete, ha messo a disposizione, lo trovate sull'home page della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il documento, il commento generale numero 25, che è una raccomandazione che legge in chiave digitale la Convenzione internazionale Infanzia e Adolescenza. Quindi una convenzione del 1989 che logicamente non conteneva la parola internet, non conteneva la parola web. Sappiamo come questo ambiente digitale invece abbia previsto una rivisitazione. Forse non sono nuovi diritti, però bisogna riguardare un po' con la lente dei diritti umani, diciamo, questi che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambiente digitale. Allora, diciamo che oggi ancora di più va letta la legge 71 con quello spirito con cui io e la Commissione diritti umani l'avevamo un po' immaginata. Quindi una legge di diritto mite, una legge che guarda sia alle vittime che ai bulli come persone in età evolutiva da tutelare e ha offerto delle misure di tutela. Non sono ancora molto conosciute queste misure di tutela. È stata recentemente condotta dalla piattaforma ELISA, che deriva sempre dalla legge 71, una piattaforma di formazione dei referenti scolastici. Io parlavo prima, insomma, i referenti sono come i dirigenti scolastici, come la rete dei servizi territoriali, naturalmente gli enti locali in testa, però fondamentali anche per rendere esigibili i diritti che la legge dà, per esempio con gli aspetti formativi, informativi e poi con il supporto, il sostegno alle vittime e a chi si è macchiato anche di atti violenti in rete, di cyberbullismo. E come ha già accennato la dirigente Perino, questo è molto importante, se nel bullismo tradizionale questi ruoli sono fissi, sono piuttosto stereotipati e stigmatizzati, la vittima è vittima e invece l'aggressore è l'aggressore, nella rete sono un po' tutti aggressori e tutti vittime, nel senso che perlomeno il 50% delle vittime agisce anche delle condotte in cui si rende responsabile di atti malevoli nei confronti di altri o di chi li sta attaccando. Quindi è un po' un girone infernale, qui ci sono dei ragazzi, potranno dire quello che pensano, ma quello che sicuramente noi adulti riconosciamo è che spesso ci sia una certa inconsapevolezza, questo è emerso dai docenti che sono stati intervistati. Cosa è emerso dai ragazzi delle secondarie di secondo grado? Che per esempio solo il 13,82% di questi ragazzi conosce il nome e il cognome del referente per il cyber, per i bullismi del loro istituto, e diciamo più del 50% non sa nemmeno che esista il referente. Ecco, alcuni sanno che c'è ma non sanno chi sia. Allora vuol dire che questi strumenti di tutela dobbiamo davvero farli diventare patrimonio, no, del nostro vivere quotidiano, per cui quando c'è una segnalazione da fare io so che posso andare alla polizia, posso andare dai carabinieri, però posso andare dall'insegnante referente che magari ha qualche strumento in più, qualche risposta da darmi, anche dal mio insegnante di classe che è in rete però con un referente, con un team, con il dirigente, e non c'è nessuno che vuole sottrarsi a un atteggiamento di aiuto, anche per chi appunto può sbagliare. Ecco che qui, oltre diciamo all'istanza di rimozione del contenuto lesivo, che secondo me è un diritto fondamentale che viene dato alla vittima, e magari qualcuno ci ritornerà, ma sappiate che dai 14 anni in poi lo possono fare loro e anche fare l'istanza, rivolgerla al garante della privacy, c'è la procedura dell'ammonimento. La procedura dell'ammonimento, adesso che noi abbiamo anche questo strumento nuovo che è diciamo il commento numero 25, allora a me mi viene voglia di leggere un piccolo passaggio, no, di questa raccomandazione che dice, parlando dei bambini di tutto il mondo, dice: i bambini possono essere accusati o riconosciuti
per aver violato le leggi sulla criminalità informatica. Gli stati parti dovrebbero garantire che i responsabili politici considerino gli effetti di tali leggi sui minori, si concentri sulla prevenzione e si compia ogni sforzo per creare e utilizzare alternative a una risposta di giustizia penale. Ecco, è arrivato, diciamo, il principio, no, che diciamo da parte dell'ONU, noi l'avevamo già scritto nell'articolo 7 della legge 71. Allora, in pratica, cosa succede? Per gli infra 14 anni è il genitore, ma per gli ultra 14 anni può essere lo stesso minore vittima che, una volta salvato il contenuto lesivo, si rivolge alla questura, all'ufficio minori, alla polizia postale, e mostra, insomma, questo che può essere una minaccia, può essere una diffamazione, può essere, insomma, un atto persecutorio, vessazione, e a questo punto il questore non ha bisogno di fare grandi indagini, chiama al suo cospetto il ragazzo o la ragazza che si è macchiato di questo contenuto malevolo, di questo comportamento, diciamo, vessatorio, e con un genitore. E da lì mediamente parte un percorso di responsabilizzazione immediata che mette in salvaguardia anche la vittima, perché se c'è stata una minaccia magari poi non ci sarà la pubblicazione di quel contenuto lesivo. Ti minaccio di mettere in rete una foto intima che ci siamo scattati quando ci amavamo, adesso tu mi hai lasciato, io questa foto intima, no, una specie di revenge porn, la pubblico. Ecco, magari, come è avvenuto nel primo caso di ammonimento, ci si è fermati lì perché il ragazzo è stato chiamato dal questore e quindi è stato bloccato, è stato responsabilizzato, ma spesso viene anche preso in carico da associazioni del terzo settore o servizi territoriali che lo aiutano a, diciamo, recuperare nel suo errore, e se entro al 18° anno non c'è stata recidiva, non ci sarà traccia sulla fedina penale. Ecco, quindi è una forma preventiva rispetto al penale. Ecco, io volevo parlarvene perché credo che sia i ragazzi sia i genitori non siano ancora sufficientemente informati. Da una ricerca del Piemonte risulta che meno del 10% dei ragazzi intervistati, erano 1000, conosceva l'età, conosceva questo strumento, diciamo, di tutela. Quindi siamo ancora un work in progress, una serata come questa, senz'altro delle domande. C'è un po' di, faccio un po' fatica a sentire, non so se ci sono dei problemi di connessione. E comunque grazie dottoressa Ferrara per il suo intervento, come sempre molto chiaro, dettagliato e sicuramente illuminante. Rimanendo sul tema dei diritti e delle responsabilità, ho l'onore di introdurre il prossimo relatore di questo convegno. Scusate perché... Ah, ecco, mi stanno dicendo che è ripartita la connessione. Ecco, dicevo, proprio sul tema dei diritti e delle responsabilità, desidero introdurre il prossimo relatore di questo convegno, la dottoressa Paola Biavaschi, giurista, scrittrice, professore di fondamenti del diritto dell'informazione presso l'Università Insubria, notoriamente molto attenta e attiva sui temi legati ai diritti umani, in modo particolare ai diritti spesso violati dei più fragili, delle donne e dei minori, come nel caso delle giovani vittime del cyberbullismo. Buonasera professoressa, innanzitutto grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ecco, in qualità di esperta di diritti umani, a lei vorrei chiedere di approfondire il tema delle responsabilità nei casi di atti di cyberbullismo compiuti dai minori,
Nello specifico, in che termini giuridici, ma non solo, un genitore possa essere ritenuto responsabile di atti illeciti compiuti sul web dal figlio minorenne, sebbene a sua insaputa. Buonasera a tutti, ringrazio voi per questo invito, mi fa molto piacere essere qui stasera e vorrei riprendere dalle parole iniziali di Elena Ferrara. La libertà. Che cos'è la libertà? Allora, il concetto di libertà ovviamente ci apre mille profili, da quelli filosofici a quelli etici, per arrivare a quelli giuridici. Per rimanere nel nostro ambito, cioè l'ambito della tecnologia, della rete, possiamo dire che la rete ci ha offerto una grande opportunità di libertà e di democrazia, perché l'articolo 21 della nostra Costituzione ci dice appunto che tutti noi abbiamo la libertà di esprimere il nostro pensiero con ogni mezzo. E che cosa meglio, no? Che cosa di più democratico rispetto al passato della rete, nella quale effettivamente, teoricamente, ognuno di noi può esprimere la propria opinione. E questo è vero, e dobbiamo anche saper cogliere tutto ciò che di positivo ci sta dando la rete. Però è anche vero che un altro principio giuridico fondamentale, possiamo risalire indietro, insomma, di un paio di migliaia di anni, è il nemine ledere, cioè non ledere nessuno, non fare danni nei confronti di nessuno. Quindi nessuno deve essere leso dall'espressione della libertà altrui. E questo in realtà è molto più difficile a farsi che a dirsi, perché sono due mondi per noi adulti differenti, quello reale e quello virtuale, mentre sappiamo benissimo che per i ragazzi si tratta di due mondi completamente intrecciati tra loro. E di sicuro il mondo della rete abbiamo scoperto che ha un'ampiezza che è simile a quella del mondo reale, come tale altrettanti pericoli. A differenza però che per quanto riguarda il mondo reale, noi adulti facciamo fatica a scorgere, a percepire i profili di pericolosità. Perché io lo dico sempre, quando un genitore vede che il figlio esce da solo la sera ha un tipo di preoccupazione, quando lo vede chiuso nella sua camera con i vari device la preoccupazione è molto inferiore. L'idea è che non ci sia un rischio così grande. Da un punto di vista dell'incolumità, no, fisica, l'impressione è che il figlio nella propria stanza non possa correre dei rischi, che neanche possa farne correre ad altri. In realtà non è così, quindi è un errore di percezione sia del pericolo che può avere il proprio figlio come oggetto di danno, sia come soggetto attivo di un'ipotetica lesione nei confronti degli altri. Beh, quando si ha una percezione sbagliata, spesso non si ha l'idea neanche dei costi. Allora, quando parliamo di costi, ovviamente il diritto non è qualche cosa di cieco, arido e inumano, no? È chiaro che si pensa ai costi economici, ma si pensa anche ai costi umani, ai costi sociali, ai costi emotivi. Come sempre, quando c'è un danno ci deve essere qualcuno che può pagare, perché è chiaro che qual è lo scopo del diritto, se c'è un nemine ledere, quindi no, un non danneggiare gli altri, altrimenti la bilancia deve essere riequilibrata, ci deve essere qualcuno che può riequilibrare questa bilancia, e chiaramente non è il minore, perché il minore è ovviamente incapace, no? Anche dal punto di vista, insomma, della solvibilità. Quindi ci vuole qualcuno che è responsabile.
Beh, in più punti, no? Anche la nostra stessa Costituzione, ma poi molte volte tante nostre leggi richiamano la responsabilità genitoriale a 360 gradi, qualche cosa insomma che colpisce tutti noi genitori, ma che in realtà riconosce anche il ruolo dei genitori, l'importanza, la centralità del ruolo dei genitori per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. Ebbene, da questo punto di vista, cioè per quanto riguarda la responsabilità che deriva dall'illecito, ma poi ha un profilo civilistico, no? Di risarcimento, secondo quello che è il codice civile, perché la legge, quella del 2017, la 71, di cui è stata relatrice la senatrice Ferrara, l'abbiamo visto, l'ha detto anche lei, è una legge mite, una legge che si preoccupa appunto dell'aspetto soprattutto pedagogico, didattico, riparativo, eccetera, e non si occupa di questi profili, ma noi abbiamo tutto un insieme di norme che va a supportare dall'esterno la legge 71 del 2017, e queste norme noi le troviamo nel codice penale, ma per quanto riguarda il tema di stasera in particolare nel codice civile. E che cosa ci dicono queste norme? Beh, ci dicono che il genitore ha una responsabilità molto forte, ecco, una responsabilità molto pesante, molto sicuramente è una responsabilità che arriva ad avere una prova che io definirei in senso atecnico una prova che è quasi diabolica, perché che cosa deve dimostrare il genitore per liberarsi dalla responsabilità civile? Deve dimostrare di aver educato il proprio figlio su questi temi in un modo così preciso e così completo, no? Che e quello che è capitato è stato dovuto a un caso fortuito, a un evento che andava oltre ogni sua immaginazione. Ecco, come voi potete immaginare, è, lo ripeto in modo atecnico, è come il gatto che si morde la coda. Se il ragazzo ha compiuto questo atto, vuol dire che l'educazione non è stata adeguata. E se l'educazione non è stata adeguata, è possibile che si arrivi ad atti del genere. Ma se l'educazione fosse stata compiuta nel modo dovuto, difficilmente si sarebbe andati incontro a fatti così gravi. Quindi è molto difficile per il genitore, come voi potete capire, liberarsi da questa prova. Però quando i genitori mi sentono dire queste cose, si spaventano, ovviamente si inquietano e dicono: va bene, ma io non ho il controllo di mio figlio, perché mio figlio naviga da solo, si chiude in camera, altre volte è fuori, sta tornando da scuola, si trova in realtà nelle quali io non lo posso controllare direttamente, non è più un bambino magari, non posso facilmente stargli a fianco in ogni momento, no? E spesso si dice anche: perché lui ha la sua privacy, ha le sue password, non mi lascia leggere la sua posta, non mi lascia leggere le sue chat, non mi fa entrare nei suoi social. Io non posso addirittura neanche vedere magari il suo profilo Facebook o Instagram, eccetera. Beh, da questo punto di vista, in realtà, se noi abbiamo a che fare con dei ragazzini, cioè la privacy non può essere invocata, perché sono i nostri figli, noi abbiamo il dovere del controllo, quindi non possiamo nasconderci dietro la privacy come diritto, no? Inviolabile, che noi non possiamo superare e dobbiamo lasciare ai ragazzi la loro libertà di espressione, perché non è così. Noi siamo educatori, quindi noi dobbiamo stare a fianco, dobbiamo accompagnare i nostri ragazzi, e il diritto dell'informazione è un diritto molto nuovo rispetto a tante altre del diritto, e quindi è un diritto che si basa spesso sulla giurisprudenza. Quindi noi andiamo a vedere nelle sentenze che piano piano
vengono emanate quello che è lo sviluppo del diritto. Ecco, e che cosa ci dicono queste sentenze? Ci dicono che i giudici sono spesso molto severi di fronte a comportamenti di questo genere perché, come abbiamo visto nel caso di Carolina Picchio, ci si fa molto male. Ci si fa molto male, le parole sono come le botte, fanno male come un danno fisico e quindi diciamo che la nostra magistratura vuole dare questo segnale, il segnale che non si tratta di scherzi, come diceva prima la professoressa Perrino, ma si tratta di danni autentici e quindi figli e genitori devono lavorare insieme per rendersi conto che il mondo virtuale può essere molto pericoloso, può essere una grande risorsa, ma deve essere anche affrontato con consapevolezza. Va bene, io mi fermerei qui perché lo spazio, insomma, è questo e quindi è giusto stare nei tempi. Grazie, grazie professoressa. Veramente estremamente interessante e molto puntuale il suo intervento. Ecco, ribadisce la forte responsabilità che l'adulto ha nei confronti di quello che il minore appunto può compiere per inconsapevolezza e anche il diritto del minore di essere educato. Certo, quotidianamente essere educato ad un uso, come diceva lei, consapevole della rete. Ecco, questo è un impegno, che coinvolge sicuramente in primis la famiglia, ma anche la scuola. È chiaro che tra queste due agenzie formative, deve necessariamente instaurarsi un sodalizio forte. Ecco, forte e basato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di un progetto educativo, ecco, un progetto che dia gli strumenti giusti ai nostri ragazzi per non farsi influenzare e catturare da stimoli e contenuti digitali che non sempre sono positivi e che purtroppo circolano nel mondo diffuso nella rete. Come giustamente diceva lei, non siamo qui a demonizzare la rete, ci mancherebbe altro, è uno strumento potentissimo e anche molto utile, però purtroppo di fatto in rete ci sono contenuti assolutamente pericolosi e quindi è nostro dovere di adulti competenti e delle famiglie, no, farci carico di questa responsabilità. La ringrazio. Ecco, chiaramente tutto questo presuppone anche la capacità, ovviamente, di noi adulti di riuscire a instaurare un dialogo con i nostri ragazzi, ecco, perché è fondamentale. Poter comprendere il loro mondo. Ecco, con il prossimo relatore ci addentriamo appunto in questo aspetto del tema trattato questa sera, quello legato alla socialità dei nativi digitali. E quindi mi rivolgo alla dottoressa Francesca Paracchini, pedagogista, formatrice proprio nell'ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio tra adolescenti, esperta di peer education e peer media education, inoltre membro del gruppo di ricerca Contorno Viola di Verbania, che ha proprio implementato, è il gruppo di ricerca che ha implementato il progetto patente di smartphone che appunto le nostre scuole, al quale le nostre scuole hanno aderito. Ecco, dottoressa, dicevamo dell'importanza di instaurare un dialogo con i nostri ragazzi per poter incidere concretamente. Ecco, il suo lavoro sicuramente le permette di osservare e analizzare da vicino il comportamento degli adolescenti e quindi di cogliere quegli aspetti della loro vita che, soprattutto legati al loro modo di relazionarsi con i pari, che
le famiglie spesso non conoscono così a fondo, ma come dicevo prima, la cui conoscenza e invece e comprensione è di fondamentale importanza per poter agire in modo efficace, per prevenire comportamenti errati e in alcuni casi estremamente pericolosi. Quindi a lei, dottoressa Paracchini, desidero a nome di tutti gli adulti che ci stanno seguendo chiedere proprio di fornirci alcuni suggerimenti su come noi adulti possiamo orientarci tra le nuove tendenze giovanili e soprattutto come possiamo fare da adulti competenti per sostenere le nuove generazioni di nativi digitali. Grazie Preside davvero per questo momento di scambio. Proverei a proiettare alcune slide perché nella nostra esperienza, quando parliamo con i genitori, cerchiamo di portare ovviamente quello che è il nostro sentito dire, il nostro studio, le nostre ricerche scientifiche, ma soprattutto cerchiamo di portare dei dati sulla base delle quali poi io vorrei fare delle riflessioni in questo breve tempo che abbiamo, anche alla luce dell'esperienza di lavoro, di dialogo che tutti i giorni intessiamo nelle scuole con i docenti e con gli studenti soprattutto. Per fare questo, sdrammatizzando, farei questa premessa doverosa. Siamo partiti dai geroglifici, quindi un sistema evolutissimo di scrittura, e oggi siamo arrivati a un punto di arrivo che per alcuni sembra eccessivamente basilare, quello degli emoticon, no? Tant'è che tutt'oggi, oggi, quando parliamo, quando scriviamo, la mancanza degli emoticon, soprattutto tra i ragazzi, sembra fonte, no, di una mancanza della nostra tradizione orale scritta. Presenterei brevemente alcuni dati per raccontare un po' come il mondo digitale sia evoluto e come evolva tutti i giorni velocemente, anno dopo anno, con una panoramica di questo tipo. Questa è una ricerca, la ricerca più completa a livello mondiale, la Digital Report Global, che esce ogni anno, a inizio anno, quindi l'altro giorno è proprio uscita la ricerca del 2021 con i dati aggiornati, e da qui evinciamo che praticamente quasi 5 miliardi di persone nel mondo utilizzano internet, e 9 utenti su 10 lo fanno comodamente dal proprio dispositivo, quindi da questo oggetto che è piccolo, che è portabile, che è veloce, che è sempre con noi e che soprattutto è economico. Perché questo dato è un dato valido per ogni paese su qualsiasi longitudine, quindi è un oggetto che ormai è all'interno della nostra vita, anzi, per citare Floridi, è on life, noi la nostra vita è interamente on life, siamo tutti i giorni connessi H24 7 giorni su 7. Quando pensiamo al consumo e alle tendenze digitali, dobbiamo soprattutto immaginare che un terzo della nostra vita giornaliera quotidiana si spende sui social e all'interno di internet. I vostri figli, ai nostri studenti, dobbiamo pensare che la maggior parte di queste 6-7 ore i ragazzi le spendono sui social, dentro a questa dimensione di continuo aggancio fra l'on e l'off. Tanti dei ragazzi frequentano social che per noi sono scuri, che non conosciamo, che sono un mondo quasi altro, lontano, tanti di loro navigano e giocano i videogame anche all'interno di queste piattaforme che poco i genitori conoscono. E una ricerca ulteriore all'interno delle ultime panoramiche anche ai tempi del Covid, la ricerca di Save the Children del 2021, che è stata scritta in collaborazione con il CREMIT, che è il Centro di Ricerche di Educazione, Media e Tecnologia, del professor Rivoltella, che è uno dei massimi esperti di Media Education in Italia, ci racconta che di fatto la povertà educativa è anche una povertà digitale, e che quindi quello che è stato evidenziato in questi 2 anni di Covid, e quindi 2 anni di DAD obbligata, semi obbligata, è stato che a fronte di una
uso quotidiano degli strumenti per il tempo libero non corrisponde in realtà ad un uso quotidiano degli stessi strumenti per l'impiego della didattica e che permangono ancora gravi livelli sociali rispetto all'utilizzo dei device all'interno delle nostre famiglie. Quindi ci sono tanti device, ci sono tanti smartphone, un grande boom legato al mondo delle smart TV, si evidenzia addirittura che nella metà delle famiglie italiane dove ci sono dei giovani e giovanissimi, negli ultimi anni le smart TV si sono affacciate con tutto il pacchetto di abbonamenti alle televisioni on demand, ma quando parliamo di DAD, quando parliamo di didattica integrata, ecco lì c'è ancora una scarsità di risorse e laddove le famiglie numerose crescono non si evidenzia una crescita anche di device. Quindi questo gap, come ci racconta l'Università Cattolica, è un gap che evidenzia le discrepanze a livello proprio sociale, economico-sociale, anche attraverso la povertà digitale. E poi darei un piccolo spazio, ma importante, a questa ricerca che è stata presentata 2 anni fa, è la ricerca europea Kids Online, che è una rilettura di una precedente ricerca del 2010 ed è interessante perché ci racconta un po' le tendenze giovanili, ma anche rispetto a quella che è la digitalizzazione del nostro paese. Allora, a fronte di 25.000 bambini e adolescenti intervistati, su questo campione erano intervistati anche un genitore per ogni bambino adolescente, ecco cosa ne esce. Ne esce che l'Italia è un paese in cui i ragazzini, i minorenni, accedono attraverso lo smartphone tendenzialmente senza la supervisione di un adulto e accedono quindi tendenzialmente non in uno spazio sociale ma dentro la loro cameretta, quindi da soli, senza una supervisione, senza un controllo che non è sempre congruo a quello che noi definiamo il parental control, mentre un collegamento molto scarso, molto basso, si evidenzia rispetto all'utilizzo degli stessi strumenti a scuola. Quindi siamo un popolo fondamentalmente di analfabeti digitali. Le esperienze negative che vengono evidenziate all'interno di questa ricerca ci raccontano innanzitutto che il tempo che i bambini trascorrono online è quasi doppio rispetto alla precedente ricerca del 2010. Ma il dato interessante è quello secondo cui i bambini di fronte ad un'esperienza negativa parlano principalmente, si espongono di fronte ai genitori o agli amici, chiedono conforto quindi nelle figure genitoriali o nelle figure amicali, ma raramente lo fanno chiedendo supporto e aiuto verso gli insegnanti e i professionisti. E dato interessante è quello per cui molti di questi ragazzi raccontano di episodi di esposizione a esperienze negative legate soprattutto a quello che è l'incitamento all'odio in rete. E i genitori che cosa raccontano in questa ricerca? È interessante dire che i genitori credono nel 73% dei casi che non ci siano dei veri pericoli reali per quanto riguardano le esperienze personali dei loro figli. Addirittura il 61% reputa che il proprio figlio non abbia vissuto esperienze negative nel web. Ma di contro noi sappiamo anche da ricerche commerciali che il cellulare rimane ad oggi l'oggetto più regalato alla prima comunione. Quindi questo utilizzo di un cellulare, di uno strumento che di per sé non è uno strumento demoniaco, io non credo questo, credo che sia uno strumento che si presenta in maniera neutra ma che venga purtroppo a volte lasciato nel suo utilizzo in maniera approssimativa, lasciato in maniera incondizionata ai bambini, ai minorenni, ai nostri ragazzi l'utilizzo senza nessun tipo di supporto, come se non ci fosse nessun tipo di barriera o di paracadute. In questo mondo grandissimo, velocissimo soprattutto, noi ci affacciamo ogni giorno di fronte a
nuove classifiche dei social. Quindi esistono delle top 10, delle top 5, dove troviamo sicuramente Facebook, YouTube, troviamo WhatsApp, Instagram, una crescita esponente di TikTok, ma spesso ci sono dei social, alcuni sono social meteora, di cui nessuno di noi ha mai sentito nominare, ci sono dei social dentro ai quali ci sono relazioni e anche mondi paralleli, penso a Twitch. Penso quindi alla possibilità dentro a questa piattaforma di dialogare, di supportare gli streamer, di giocare ai videogame, ma quindi anche di entrare potenzialmente in contatto con persone molto lontane da noi o che potrebbero avere secondi fini. Penso ad esempio a social, piattaforme come Tellonym, dietro a cui l'anonimato si nascondono poi episodi e fenomeni di odio di rete, di incitamento quindi dell'odio, oppure penso a Snapchat o a Instagram, a social attraverso cui io posso scattare fotografie e poi quindi posso inviarle e inviare quindi fotografie di tipo intimo, pensando che appunto online dietro questo schermo non ci sia fondamentalmente nessuno. Quindi cosa possiamo dire da un punto di vista pedagogico? Possiamo dire che in questo mondo in cui è tutto veloce, forse noi come adulti dovremmo riflettere, tutti insieme ovviamente, su cosa fare, con quali ruoli, con quali approcci, con quali tipi, con quali competenze, metterci in gioco in questo scambio generazionale che non è più solo tra nativi digitali e migranti digitali, ma che è qualcosa che a livello o che supera il confine e i limiti delle generazioni. E mi rendo conto che è difficile farlo, perché questo vuol dire mettersi sempre in costante come dire, dialogo e anche in costante formazione, e questo vuol dire presupporre appunto che ci sia uno scambio, no? È la prima volta che nella contemporaneità sono i nostri figli, sono i nostri studenti che ci insegnano qualche cosa. Quindi noi ci siamo trovati ad un certo punto della nostra storia, noi siamo una piccola associazione che fa parte di una rete di territoriale, di volontariato, che lavora proprio in maniera interdisciplinare con le istituzioni territoriali, a capire e cercare di far fronte a queste nuove emergenze e a questi nuovi consumi. Ci siamo trovati anche di fronte, dopo episodi conclamati di cyberbullismo, pensare cosa possiamo fare noi come adulti competenti di fronte a questi nuovi fenomeni. Possiamo sicuramente fare degli incontri di sensibilizzazione, ma possiamo fare altro, e nella nostra esperienza operativa, noi siamo un'associazione che fa da tantissimi anni progetti di prevenzione tra pari, di peer education, di formazione ai formatori. Ci siamo immaginati proprio di investire in quella che per noi è proprio una vera e propria alleanza educativa. Per questo motivo oggi siamo qui con voi questa sera, perché crediamo fortemente nell'alleanza educativa fra il territorio, la scuola, e in primo luogo soprattutto nell'alleanza fra scuola e famiglia. Per questo ci siamo inventati questo patentino, no? Come nella metafora c'è un'età giusta per accompagnare i neo diciottenni al uso alla guida e alla sicurezza stradale, ci siamo immaginati anche a un accompagnamento di quello che può essere determinato dalla comunità educante verso l'età giusta per approcciarsi alla patente di smartphone. Per cui ci siamo immaginati un percorso che si rivolge soprattutto alle classi prime delle scuole superiori di primo grado, con un percorso di formazione ai docenti, che a loro volta poi faranno un intervento di ricaduta, un po' con un effetto a contagio, mi piace dirla in questa maniera, in questo periodo in cui la parola contagio non si può dire, e di ricaduta quindi diretta sugli studenti, con delle attività teoriche, ma soprattutto con delle attività più laboratoriali, di riflessione e di condivisione all'interno di quello che è il gruppo classe. All'interno di questo percorso, dopo la formazione
formazione di interventi, i ragazzi faranno un esame finale e a maggio sarete probabilmente invitati anche attraverso i canali istituzionali a partecipare, a condividere un patto di corresponsabilità fra alunni e genitori, di cui la vostra scuola si farà garante, e come dire, fase finale di questo percorso ci sarà una cerimonia pubblica, la consegna di questa patente che vedete qua rappresentativa. Qui alcune foto, la patente dello smartphone, la senatrice Ferrara che in epoca pre-Covid ha consegnato delle patenti alle nuove generazioni, ma anche qui vedete la signora più anziana che abbiamo patentato nella nostra provincia, una signora di 89 anni, perché per noi la patente di smartphone è anche rivolgersi a determinate categorie a rischio, quindi gli anziani, i soggetti fragili, disabili e appunto l'accompagnamento di questa nostra comunità verso un percorso di consapevolezza nel digitale. Per rispondere quindi alla domanda della dirigente Perrino, mi sono immaginata questa strada lunghissima. Noi come docenti, come esperti, ma voi soprattutto come famiglie, vi trovate di fronte a una strada lunga di cui spesso non riusciamo a vedere e percepire la fine, soprattutto in quello che è il processo di autonomia delle nostre nuove generazioni. E allora direi che possiamo metterci in due direzioni. È vero che le innovazioni, le tecnologie sono veloci, cambiano frequentemente, ma il nostro approccio, il nostro ruolo di educativo, di adulti competenti, questo non cambia. Possiamo fare un percorso insieme ai nostri ragazzi con le vecchie modalità, quindi le indicazioni stradali, lo possiamo fare attraverso Google Maps, ma non cambia la competenza, che è la competenza dell'adulto, dell'esserci, dell'ascoltare e del supportare. Dopotutto, come dicevo prima, è la prima volta in cui possiamo farci spiegare da nostri ragazzi come vivere questo mondo e come fare questo percorso insieme. Grazie dell'attenzione. Grazie dottoressa, veramente molto interessante, oltre che prezioso il suo intervento. Non le nascondo che metà dei social che lei ha citato io non li conosco assolutamente, quindi immagino anche è veramente un mondo sconosciuto per noi adulti. La realtà che vivono i nostri ragazzi è davvero una realtà estremamente complessa, come diceva lei, dove il mondo del social, il mondo online e il mondo offline sono strettamente correlati e quindi è davvero difficile, e per noi è importante, come spiegava, davvero comprendere questo mondo per poter interagire. Sicuramente è importante l'educazione, la formazione da subito. Ecco, lei ha presentato patente di smartphone, questo progetto che sicuramente ha delle caratteristiche particolari e vincenti rispetto anche ad altre proposte. Importantissimo, io ritorno sul sodalizio, no, sulla sodalizio famiglia, scuola, famiglia, agenzie educative, ma anche appunto questo patto di tra famiglia e il proprio figliolo nell'utilizzo consapevole di questo device, tanto gentile, ma che davvero a volte nasconde risvolti che possono rivelarsi veramente pericolosi. Grazie professoressa. Bene, a sostegno dei ragazzi, delle famiglie, della scuola, delle istituzioni, un ruolo assolutamente fondamentale è quello rivestito dalle forze dell'ordine. Il prossimo relatore, già ospite di questo appuntamento lo scorso anno, è proprio una figura competente di valore dell'Arma dei Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano a rappresentare le forze dell'ordine. Maresciallo Pacilli, buonasera maresciallo. Anche a lei un grazie. Buonasera. Per aver accolto l'invito di partecipare a questo incontro. Ecco, durante gli interventi di questa serata più volte è stato sottolineato come sia di fondamentale importanza agire preventivamente,
si è parlato di appunto cercare di prevenire questi comportamenti illeciti nel web. Ecco, spesso si è tentati a pensare che le forze dell'ordine intervengono sempre solo quando il danno è già compiuto. In realtà sappiamo che non è così e lo posso dire per esperienza diretta, lo potrebbero dire anche le mie colleghe, quanto invece le forze dell'ordine mettono in atto diverse azioni a scopo preventivo e molte delle quali proprio in stretta collaborazione con la scuola e la famiglia. Quindi io, maresciallo, le chiederei in questa occasione di illustrare qual è il ruolo delle forze dell'ordine e nello specifico dell'Arma dei Carabinieri che lei rappresenta nel contrasto, ma soprattutto nella prevenzione al cyberbullismo. Grazie. Allora, buonasera a tutti quanti, ringrazio per l'invito, porto i saluti del comandante della tenenza, il capitano Salvatore Marletta, e saluto tutti i presenti, quelli che sono collegati e quelli che ci stanno guardando in diretta. Beh, la relatrice prima di me parlava di patenti. Noi siamo visti come quelli che le tolgono le patenti. Cioè, una volta che finiscono i punti, togliamo le patenti, o in caso di alcune commissioni di violazione al codice della strada, la patente viene tolta immediatamente e quindi non ci si può più guidare. Quindi se si parla di patenti si sta parlando di qualcosa di importante. E effettivamente le azioni di prevenzione sono fondamentali. Diciamo che la prevenzione un po' non è valutata e vista con il peso giusto, perché la prevenzione spesso non ha un riscontro pratico. Vi faccio un esempio: se dovessimo rilevare gli incidenti, no? Quanti incidenti stradali sono stati si sono verificati sul territorio di Paderno a gennaio? E io posso dire 10. Ma quanti incidenti si sono evitati con la prevenzione, magari con la pattuglia che era là presente sul posto, magari con le telecamere, magari con dei controlli ad hoc? Cioè, non abbiamo un riscontro, magari ne abbiamo evitati tantissimi, ma questo non significa che la prevenzione non sia importante. E quindi stasera per me parlare del discorso prevenzione è molto molto importante, perché prevenire dei fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, significa salvare dei ragazzi, salvare sia quelli che lo fanno, sia quelli che subiscono, quindi come vittime. Quindi perché è stato molto importante l'intervento fatto prima, che si parla sia di vittime e sia ma anche di coloro che lo commettono, ed è quindi importante prevenire. E sono felice che siano collegati anche i genitori, in modo tale che, e spero siano tanti, in modo tale che questo tema sia sentito e la famiglia ritorni al centro dell'attenzione. Che la famiglia ritorni al centro di quello che è l'attività nostra quotidiana, per il quale ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare e facciamo di tutto per i nostri figli. Quindi è un qualcosa di importante. Quindi ringrazio tutti quelli che sono collegati. Le azioni preventive messe in atto dall'arma, innanzitutto, sono azioni informative. Informare che l'Arma dei Carabinieri innanzitutto è presente su tutto il territorio italiano. Ogni paese ha una stazione carabinieri, difficilmente troviamo un paese che non abbia una stazione carabinieri. E noi non perdiamo occasione per, quando abbiamo contatto con le persone, con le famiglie, con i ragazzi, di far capire che rivolgersi all'Arma dei Carabinieri anche per un consiglio, non è un qualcosa che a noi toglie il lavoro alle cose più importanti, no, perché un consiglio dato adesso, un'informazione data adesso, previene, come abbiamo detto prima, previene magari un danno che si possa verificare. E tante volte noi possiamo registrare genitori che si sono rivolti a noi, sono rivolti qua in caserma per chiedere dei consigli.
E siamo intervenuti, abbiamo valutato insieme la situazione, siamo intervenuti. A volte abbiamo avuto anche genitori che ci hanno chiesto situazioni come loro figli possibili diciamo autori invece di bullismo, cioè hanno notato, hanno rilevato nei figli dei comportamenti un po' strani, quindi hanno chiesto a noi come interfacciarsi con con i loro figli per prevenire. E questo è di grande aiuto per questi ragazzi, perché comunque rivelano da una parte che i genitori sono attenti e ascoltano i loro figli. Ecco, questo è un è molto importante, perché loro a volte ci parlano, ma magari noi abbiamo tante cose per la testa, magari siamo indaffarati o tante problematiche, però loro ci parlano e magari quello che ci dicono noi non riusciamo, diciamo, a recepirlo bene o diamo delle risposte a volte superficiali. Loro hanno bisogno di attenzione e quindi è importante ascoltarli, così come anche noi. La maggior parte del nostro lavoro è basata sull'ascolto della vittima, che può essere, diciamo, chi ha subito un reato, chi vuole un consiglio. È molto importante ascoltare. Quindi un'azione informativa, siamo presenti, quindi ci siamo. Quindi se avete bisogno chiamateci, venite, non disturbate, e siamo qua per ascoltarvi e per cercare insieme una soluzione. L'altra azione informativa che facciamo è sicuramente quella di una sinergia con gli istituti comprensivi, con gli istituti scolastici, dove organizziamo il tema della cultura della legalità, dove parliamo ai ragazzi. Generalmente la fascia età è quella della terza media, a volte seconda media, e delle scuole superiori, seconda superiore o terza superiore. Durante queste conferenze cerchiamo di informare i ragazzi che certi comportamenti possono provocare dei danni, possono provocare delle conseguenze su altre persone, anche se, come è stato detto prima, la frase che emerge sempre è quella, dice: per noi è stato uno scherzo, ma noi volevamo scherzare, noi non volevamo fare. Allora facciamo capire che determinati comportamenti non è perché commessi nell'ambito scolastico non rappresentino dei reati, dove la legge punisce questi reati, e quindi perché sono commessi nell'ambito scolastico non sono punibili. No, cioè la legge persegue questi tipi di comportamenti, quindi spieghiamo quali sono i reati, spieghiamo quelli che è il bullismo, quello che è il cyberbullismo, anche se la scuola fa veramente tanto, anche con la figura istituzionale del referente per il cyberbullismo. Abbiamo anche dei video a supporto dove magari analizziamo anche determinati comportamenti e facciamo domande e risposte in modo da poter capire quali sono magari le lacune o che cosa è che magari loro hanno da chiedere per capire come comportarsi. E soprattutto una cosa che facciamo è che la legge non è data per punire, ma la legge è per garantire, la legge è per in modo tale che possa delineare le cose che io posso fare tranquillamente dove non ledo il diritto degli altri. Questo è molto importante, perché come è stato detto prima, la patente, no, collegabile alla patente di guida, cioè io lo strumento che ho, l'automobile che io ho, mi è data come beneficio, cioè io posso utilizzare l'automobile e quindi fare tante cose, mi aiuta in tante cose, ma rispettando quei limiti che mi vengono imposti dai cartelli stradali, dalle norme del codice della strada, io posso andare tranquillo. Questo è importante far comprendere che la legge, e dietro alla legge facciamo comprendere che c'è lo Stato, cioè che ci sono delle persone che fanno rispettare questa legge, e quindi il rapporto che ci deve essere è un rapporto di rispetto, è un rapporto in cui ci deve basare sulla fiducia. Cioè, se mi viene detto di fare questo, la fiducia è molto importante, perché quelle leggi sono date per la nostra libertà, quindi un qualcosa che cerchiamo di far comprendere. Poi sono
comunque interessante anche le domande che ci fanno i ragazzi su come comportarsi, su quali sono poi a volte gli aspetti proprio diciamo giuridici di alcuni comportamenti. E una cosa che diceva la dirigente prima, il discorso proprio dell'anonimato su web, no? Infatti si pensa che sia anonimi nel web quando si fanno determinate cose, ma lo dico sempre ai ragazzi, adesso stasera lo stiamo dicendo ai genitori, qualsiasi cosa che viene fatta nel web è tracciata, qualsiasi cosa che viene fatta è tracciata, quindi nel caso ci si dovesse imbattere a vittima di cyberbullismo, è chiaro, è importante diciamo, conservare il dispositivo, conservare e tracciare diciamo, quelle che sono le conversazioni, le foto e quant'altro, per poter diciamo, dare una prova in questo caso, per poter poi dopo sporgere denuncia. Ma qua non parliamo di prevenzione, ma è chiaro che parliamo di repressione. Nessuno vorrebbe arrivare alla denuncia. Dobbiamo prevenire, è molto importante prevenire, quindi ben venga a questi incontri, ben vengono lo scambio di sinergie che ci possono essere con gli istituti scolastici, con il comune, con gli altri enti privati, in modo tale da salvaguardare quello che è il bene dei ragazzi, perché non dobbiamo dimenticarci, ma i ragazzi sono il futuro del nostro paese e saranno coloro che ci governeranno quando diventeranno grandi, no? Per diversi sarà così, quindi è molto importante l'esempio che dobbiamo dare noi e quello che dobbiamo trasmettere come immagine a loro e far vedere, trasmettere, non più che far vedere, ma trasmettere che vale la pena seguire le istituzioni, seguire quello che la legge ci dice, seguire quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione. Da qualche anno è entrata di nuovo diciamo, negli istituti scolastici educazione civica, quindi lo studio della Costituzione, dove ci sono dei valori fondamentali e importantissimi che ci tutelano, ci fanno crescere e ci danno anche quella peculiarità di essere italiani, cioè riscoprire la bellezza di essere italiani. Queste sono le cose che noi trasmettiamo ai ragazzi e che spero che arrivi a loro. Poi l'altro è quello, il contatto diretto con i dirigenti scolastici come questa sera, quindi ci scambiamo informazioni quando c'è qualche tipo di problematica qualsiasi tipo di cosa, è straordinario avere questo tipo di collaborazione in modo tale da poter arrivare subito. Ecco, un'altra cosa è importante della prevenzione è arrivare subito, non arrivare dopo diverso tempo. Questo è un qualcosa che è stato quindi arrivare subito in modo tale che i nostri ragazzi possano essere da una parte tutelati e dall'altra parte instradati per quella che è la giusta via che devono seguire. E poi, come è stato detto anche dalla senatrice, un altro strumento è la richiesta di ammonimento, che chiaramente noi proponiamo quando ci troviamo di fronte diciamo, a possibili vittime di cyberbullismo, quindi proponiamo la richiesta di ammonimento. Bene, come dicevo, mi avvio verso la conclusione, quello che è stato detto anche prima, la patente e la patente dello smartphone è fondamentale che i nostri ragazzi riconoscono quello che è lo strumento che hanno tra le mani, che è un qualcosa che li può aiutare, crescere, sviluppare e ci può dare veramente tanti, tanti sbocchi a livello professionale, a livello culturale, di crescita, ma bisogna saperlo usare. Così come la patente, bisogna conoscere le regole del codice della strada, bisogna conoscere la segnaletica, perché la segnaletica non viene posta nel momento in cui c'è il pericolo, ma viene posta prima del pericolo, in modo tale che io possa rallentare se so che c'è uno stop, possa rallentare se c'è un incrocio pericoloso, no? Così anche i nostri ragazzi è fondamentale che conoscono quelle che sono le regole per poter navigare sulla rete. Devono conoscere quelli che sono gli obblighi
cioè che navigando in internet ci sono delle cose che, anzi dei divieti, ci sono dei divieti, che, dei siti che non devono andare perché sappiamo che sono pericolosi. E così come per quanto riguarda invece dei diritti, cioè dei segnali in cui di indicazione, stiamo attenti, possiamo andare su questi siti, stiamo attenti, ma abbiamo bisogno di conoscerli, ecco, di conoscerli. Quindi è importante l'informazione, è importante la prevenzione. Noi ci siamo, quindi potete contattarci direttamente presso la Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano, potete contattare il numero unico di emergenza, il 112, potete contattare, forse tanti non lo sanno, ma il numero dell'infanzia è il numero 114, quindi anche questo è un ottimo strumento per poter entrare nel campo della prevenzione. Un ringraziamento, permettetemi di farlo, come genitore a voi docenti. Voi docenti che siete, io sono genitore di tre ragazzi e vi ringrazio per l'impegno come insegnanti, per quello che voi fate, per quello che voi trasmettete. E credo sempre che l'insegnante debba tener conto che il suo lavoro non è un lavoro comune, ma è una missione, perché scrive nei cuori e nelle menti di questi ragazzi che non dimenticheranno mai. Io non dimenticherò mai l'insegnamento della mia insegnante della scuola elementare, perché mi ha insegnato tante cose che ancora oggi sono valide. Quindi un ringraziamento da come genitore a voi insegnante. Grazie. Grazie maresciallo Pacilli, grazie davvero per il suo intervento. Anche in questo caso un intervento veramente chiarificatore, io direi illuminante. Grazie anche per il lavoro che l'ARMA svolge quotidianamente, non solo per garantire la sicurezza a tutti noi cittadini, ma davvero quello che lei diceva, io lo sottoscrivo, per la presenza e la disponibilità costanti, dimostrate davvero in ogni occasione. Sono certa di rappresentare in questo momento tutti i miei colleghi dirigenti scolastici, in ogni momento di necessità ci siete a supportarci proprio anche nella gestione di casi delicati, e ce ne sono, che vedono coinvolti i nostri studenti minorenni. Quindi davvero la ringrazio a nome di tutti i miei, personalmente, e a nome di tutti i miei colleghi. Allora, vi avevo preannunciato che questa sera avremmo avuto anche la possibilità di ascoltare dalla voce diretta dei protagonisti, quindi dei docenti e dei ragazzi, la loro esperienza rispetto appunto alla partecipazione al progetto Patente di Smartphone. Partirei lasciare la parola a due professori, la professoressa Gariboldi Sabrina dell'Istituto Comprensivo Allende, quindi un intervento di coppia, e il professor Scalise dell'Istituto Croci. Entrambi sono referenti per il cyberbullismo, quindi è chiaro loro in questa situazione rappresentano tutti i referenti cyberbullismo della rete di scuole che hanno aderito appunto al progetto Patente di Smartphone. Come diceva la senatrice Ferrara, la dottoressa Ferrara, la figura del referente per il cyberbullismo è una figura fondamentale che tra l'altro ogni scuola deve avere secondo la norma vigente, ed è giusto che si sappia chi è il referente per il cyberbullismo nella propria scuola. E purtroppo invece, come prima ci diceva la dottoressa Paraccini, molto spesso non sanno nemmeno il nome, no, del referente, i ragazzi non conoscono nemmeno il nome del referente del cyberbullismo. Sono figure veramente importanti. Bene,
Quindi io l'invito a prendere la parola per descrivere gli aspetti salienti dell'esperienza di partecipazione al progetto e di parlare anche dei risultati ottenuti grazie a questo percorso formativo. Quindi lascerei subito magari la parola alla professoressa Gariboldi e poi a seguire al professor Scalise. Buonasera a tutti. Allora, perché progetto smartphone? L'idea di aderire a un progetto così importante come il patentino smartphone nasce dalla necessità di stare vicino ai nostri alunni, ai nostri figli, ai giovani che saranno i cittadini del futuro. La realtà virtuale ormai fa parte della loro quotidianità. I nostri ragazzi vivono molto spesso in un mondo parallelo, che però non dà la misura del confronto, del piacere di stringere relazione a faccia, e spesso si nascondono invece dietro a uno schermo. Come insegnante ritengo che i ragazzi debbano viaggiare informati in questa realtà virtuale. Lo smartphone è uno strumento importante, che va usato in maniera corretta e per far ciò i ragazzi vanno accompagnati in questo percorso di conoscenza sia dello strumento che del web. Molti di loro credono di conoscere le potenzialità e i rischi della rete, mentre le statistiche ci dimostrano il contrario. Infatti, i giovani sono confusi, distratti, incapaci di stare a proprio agio nella vita concreta o addirittura cadono vittime di cyberbullismo, come abbiamo visto questa sera, o finiscono nella trappola della pedofilia, della ludopatia, del sexting, o moleste sessuali in rete, diventano dipendenti dai social. Noi insegnanti e genitori dobbiamo essere i loro adulti di riferimento, dal momento che permettiamo che i nostri ragazzi rimangano davanti allo schermo, che usino lo smartphone, ma non devono essere inghiottiti dal web, dove possono far del male o farsi del male senza rendersene conto. E uno strumento come lo smartphone non deve diventare un'arma in loro possesso. Credo quindi che, visto che noi adulti abbiamo dato loro questo strumento tecnologico, elettronico, che non possiamo più farne a meno, abbiamo dato loro la connessione, possono essere connessi in qualunque momento della giornata, a scuola, a casa. Dobbiamo dedicare a loro del tempo per informarli e soprattutto un'alleanza tra scuola, genitori e alunni per renderli responsabili. Noi insegnanti intendiamo aiutare i genitori perché ci rendiamo conto che a volte le famiglie sono in difficoltà nell'educare e nell'indirizzare i propri figli, non solo nella concretezza di tutti i giorni, ma anche in un mondo virtuale colorato, apparentemente, ma che di certo non insegna ai giovani a distinguere ciò che è male e ciò che è bene. Non vogliamo che i nostri alunni possano cadere nella trappola, nella rete del web e sentirci dire che loro non lo sapevano o essere coinvolti in situazioni spiacevoli che non vorremmo. Ecco perché la scuola aderisce a questo progetto così importante, per avere alunni consapevoli, responsabili sull'uso dello smartphone e del web. Ecco, io voglio essere un po' concisa perché questa sera abbiamo parlato di tante cose, però è un progetto importante, ci crediamo. L'anno scorso
i ragazzi ci hanno dato tanta soddisfazione facendo questo progetto con loro e quindi anche quest'anno portiamo avanti questo progetto. Adesso vorrei passare la parola al mio collega che racconta anche lui la sua esperienza. Grazie. Grazie, professoressa. Prego. Buonasera a tutti. Allora, io cercherò di essere molto conciso e vorrei, ecco, come diceva la mia collega, limitarmi a enucleare, cioè a dire com'è stata l'esperienza di un patentino per lo smartphone lo scorso anno. Si è trattato di un progetto molto bello che ha suscitato l'interesse degli alunni e anche il favore delle famiglie, devo dire. L'interesse degli alunni perché, da quello che ho potuto notare e in linea di massima, li ha resi più sensibili verso una tematica di scottante attualità e non di rado vengono svelati e denunciati episodi di bullismo o presunti tali. Il favore delle famiglie invece perché tanti genitori, sempre stando alla mia esperienza e alla mia testimonianza, si sono adoperati nel far sì che i propri figli utilizzassero lo smartphone in maniera sana e consapevole. Questo, quantomeno, lo scorso anno, in occasione di alcuni incontri avuti con le famiglie, sempre nell'ambito del progetto. Questo è quanto dicevano, ecco, alcuni genitori, anche alcuni genitori di miei alunni. Come docente, mi sento di dover dire che questo progetto ci permette di monitorare meglio il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno del contesto scolastico in cui operiamo. Anche se pretendere di averne un pieno controllo è veramente molto difficile. A distanza di un anno, in cui nel territorio di Paderno un patentino per lo smartphone è stato attuato per la prima volta e quindi è stato sperimentato, concludo, mi avvio alle conclusioni, con l'auspicio che esso vada di anno in anno implementandosi e migliorando. E noto con piacere che le basi e le idee per far tutto questo ci sono. Io mi fermo qui, volevo ringraziare tutti i presenti e in particolare volevo ricambiare i saluti al maresciallo Pacilli, perché io lo avevo conosciuto anni fa, il figlio era stato un mio alunno, grazie. Vabbè, non mi dilungo, insomma, abbiamo operato anche in tal senso in alcuni momenti, mi ricordo, in alcuni progetti anche comunali a cui avevamo aderito. Quindi c'erano già delle basi in questo senso. Buonasera ancora e ringrazio anche la mia dirigente. Grazie, grazie professoressa Gariboldi, grazie professor Scalise. Insomma, il vostro intervento conferma quindi l'efficacia di questo progetto e sicuramente andremo avanti verso questa strada. Anch'io confermo che ha avuto un riscontro assolutamente positivo sia tra gli studenti che tra i genitori. E abbiamo notato anche che c'è sicuramente una maggiore responsabilizzazione da parte degli studenti quest'anno rispetto allo scorso anno. Quindi davvero grazie ai referenti per il cyberbullismo, insomma, hanno un ruolo veramente importante e grazie chiaramente a tutti i docenti per il lavoro davvero che, come ho detto all'inizio della serata, quotidianamente svolgono per supportare e guidare i ragazzi nello sviluppo di competenze di cittadinanza digitale. Il progetto Patente di Smartphone, come diceva la dottoressa Paracchini, nasce come progetto rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Di fatto, però, nel nostro territorio, il progetto è stato accolto e sperimentato
dapprima dall'Istituto Superiore Gadda e successivamente proposto alle altre scuole di Paderno. Questo grazie, ci tengo a, così a ricordarlo, al grande lavoro svolto dalla professoressa Cappadonna Mariolina, che è stata per tanti anni referente per il cyberbullismo dell'Istituto GAD fino all'anno scorso. E da quest'anno l'incarico invece è stato assunto dalla professoressa Manfredi Carla, che è qui con noi e che saluto e ringrazio. Questa sera la professoressa ci ha portato due studenti appunto dell'istituto e ci parleranno della loro esperienza e quindi siamo veramente molto desiderosi di ascoltare finalmente la voce dei ragazzi, ci parleranno appunto di come hanno vissuto questa proposta formativa. E quindi lascio la parola a Aurora Davi e Davide Podda. Tutti e due sono studenti della classe seconda dell'Istituto Grafico. Ecco, credo che prenderà la parola prima Aurora e poi Davide. Da buon gentleman, eh? Sì. Okay. Buonasera, ringrazio di avermi fatto partecipare a questa riunione. Allora, io credo che sia utile avere una patente di smartphone per correggere i comportamenti sbagliati per quando utilizziamo lo smartphone, appunto. Il progetto ha superato le mie aspettative perché presumevo fosse una semplice guida su cosa fare e cosa non fare per quanto riguarda il comportamento online. In realtà però è un cambiamento di mentalità nell'uso degli strumenti. Rispetto ai precedenti progetti, magari svolti alla scuola secondaria di primo grado, il percorso è stato originale. I materiali proposti sono stati ricchi, di facile comprensione e subito disponibili. Nuova è stata anche l'idea che un progetto avesse una verifica finale. La cosa ha creato tensioni tra gli studenti, ovviamente, perché alla parola verifica ci intimoriamo un po'. Poi alla fine tutti siamo stati in grado di acquisire la nostra patente di smartphone e di conseguenza abbiamo acquisito anche delle soddisfazioni. Il progetto ha anche stimolato in noi l'idea che forse le piattaforme potrebbero dotarsi di più indicatori che possano aiutare i ragazzi a riflettere sull'opportunità delle pubblicazioni di quel contenuto, cioè su cosa stanno facendo mentre pubblicano foto o video comunque. E niente, grazie dell'attenzione. Ok. Grazie Aurora. Quindi lasciamo la parola a Davide Podda. Buonasera, vi ringrazio per avermi dato l'occasione di parlare questa sera qui. E quello che voglio comunque dire io è come si è svolto, almeno nella mia classe, questo progetto e come spero si svolga anche nelle altre. Il progetto patente di smartphone si è svolto in selezioni composte da 2 ore di tempo per ognuna di queste, coinvolgendo praticamente tutte le materie scientifiche e letterarie. Il progetto è rientrato pienamente nella nuova materia di educazione civica, che prevede anche una sezione di competenze digitali. Durante l'attività abbiamo parlato dei pericoli che si possono trovare su internet, nel web e anche di come gestirli. E di come soprattutto evitarli nel caso dovessimo comunque imbatterci in essi. In classe abbiamo discusso, tanto anche devo dire, su argomenti delicati e qualcuno è anche riuscito a raccontare esperienze personali e questo ha consentito comunque noi ragazzi di andare più vicini a tematiche che avevamo già sentito ma siamo comunque riusciti a vedere punti di vista molto più personali. Sono usciti soprattutto pensieri e riflessioni molto interessanti anche da ragazzi che comunque non è che parlassero molto in progetti precedenti. Ci hanno anche aiutato a comprendere il rischio di certe azioni soprattutto e ancora ad oggi nascosti e spesso taciuti tra noi ragazzi, ma
Grazie a questo progetto siamo riusciti a parlarne in modo tranquillo con gli insegnanti, abbiamo anche condiviso paure, dubbi e informazioni sbagliate che magari pensavamo giuste. Alla fine di queste lezioni comunque c'è stato un test da svolgere che ha messo su un piano le nostre conoscenze, tutte ascoltate, tutte comunque già stabilite in tutte le lezioni già fatte, e ci ha fatto comprendere quanto le informazioni che avessimo acquisito siano diventate nostre e non solo conoscenze sentite. Grazie dell'ascolto. Grazie ragazzi, ciao, davvero, che dire, complimenti, complimenti. Il vostro intervento, oltre a confermare che avete raggiunto una piena consapevolezza di quanto sia importante muoversi con attenzione nella rete, l'apprezzamento nei confronti di questo progetto che vi è stato proposto, mette in luce un altro aspetto. E cioè che insieme alle competenze di cittadinanza digitale avete sviluppato un grande senso di responsabilità, che vi ha portati ad essere qui con noi questa sera e a condividere la vostra esperienza e a farvi anche portavoce in prima persona dell'importanza di usare in modo positivo, in modo corretto, gli strumenti digitali. Guardate, detto da voi ha una forza incredibile, più di chiunque altro, Veramente per questo vi ringraziamo molto. Complimenti davvero ragazzi, a voi, ai vostri docenti e alle vostre famiglie, insomma, che vi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e di consapevolezza. Davvero grazie. Bene, allora, il progetto patente di smartphone, lo abbiamo capito, è sicuramente una proposta educativa significativa, ma come dicevo all'inizio di serata, si colloca all'interno di un progetto educativo più ampio, un progetto ricco di interventi e di azioni formative rivolte a tutte le classi e ai diversi ordini di scuola. E molte di queste proposte sono promosse dalla nostra amministrazione attraverso il piano per il diritto allo studio. Sono proposte proprio finalizzate a sviluppare nei giovani le competenze necessarie per diventare cittadini digitali consapevoli. Bene, autore di molti di questi interventi che sono inseriti nel piano per il diritto allo studio del nostro comune e quindi, come dicevo prima, proposte alle nostre scuole, è il prossimo e ultimo relatore della serata, il dottor Michele Di Paola. Il dottor Michele Di Paola è esperto e formatore nel campo della media e della peer education, sia in Italia che all'estero. È membro dell'organizzazione Spazio Giovani, che da anni sviluppa ed eroga progetti educativi che utilizzano metodologie di apprendimento non formale e interattivo, magari poi ci spiegherà meglio il dottor Di Paola che cosa si intende per apprendimento non formale, alcuni dei quali proprio finalizzati a promuovere un uso consapevole del web e dei social media. Buonasera dottor Di Paola, quindi a conclusione della serata le chiederei di illustrare la proposta educativa rivolta alle classi seconde della scuola secondaria che lei ha pensato e progettato in continuità, dicevamo, come approfondimento dei temi che sono già stati affrontati attraverso il progetto patente di smartphone. E a questo punto mi viene da dire con quale metodologia, no? Io ho letto, certo, il suo curriculum, quindi mi ha incuriosito, ritornava spesso, no? Quindi lei è esperto di questa metodologia appunto di apprendimento non formale e quindi siamo veramente interessati. Prego. Sì, grazie a voi tutti, a tutti quelli che mi hanno preceduto, a Francesca Paracchini che non vedevo da qualche anno, ma insomma ci eravamo già incontrati in attività come questa in precedenza, e anche alle più di 80 persone, se vedo bene, su YouTube che sono ancora alle 10:30 di sera collegati ad ascoltarci, che mi sembra un'ennesima
conferma dell'importanza e dell'interesse che c'è verso questi argomenti. Allora, io avevo preparato qualche slide che serviva a fissare il concetto che voglio raccontarvi, che quindi vado a condividere, così mi aiuta anche a seguire, a tenere il filo del mio discorso. Educazione alla legalità digitale, le praterie del web è il nome di questo intervento, che in realtà ha qualche anno, è nato diversi anni fa ed è nato inizialmente come una proposta pilota. L'ufficio scuola del comune di Paderno Dugnano, già in tempi, come dire, non sospetti, cioè quando di queste cose magari ci si occupava di meno, ha già dimostrato un interesse invece su questi argomenti e ci ha proposto di fare un esperimento in quel momento su un numero limitato di classi di alcune scuole secondarie di primo grado, di una proposta di educazione all'uso consapevole dei media digitali, come ci piace dire, come ho sentito anche altri dire questa sera. La cosa è andata avanti e ha avuto un suo successo, tanto che c'è stato poi uno sviluppo e quindi il Comune ha deciso di ampliare il numero delle classi, di inserire questo intervento nel piano per il diritto allo studio e nel frattempo appunto si è posta la questione di non lavorare in sovrapposizione ma in connessione, visto che stiamo parlando di rete, e in sinergia con l'intervento che abbiamo sentito questa sera raccontare della rete delle scuole, quindi l'intervento della patente di smartphone. Come abbiamo organizzato quindi il nostro intervento, e poi lascio a questo punto come gran finale il discorso sulla metodologia che è già oggetto di curiosità, partiamo da una lettura della situazione che abbiamo già ampiamente ascoltato in precedenza, ma insomma due elementi. C'è un aumento esponenziale dell'esperienza visuale nella fruizione dei social. I social, quelli che usano i ragazzi soprattutto, quelli che ha ricordato prima Francesca, quelli come TikTok, come Instagram, hanno una componente visuale predominante, cioè sono social che si vedono, si guardano, sono immagini, sono filmati, sono fotografie. Quindi questo tema dell'immagine è un tema che ricopre un'importanza fondamentale nell'esperienza che i ragazzi e le ragazze hanno oggi del loro stare online. Insieme, anche questo l'abbiamo già sentito più volte, a una sottovalutazione dell'impatto dei comportamenti online, che viene forse anche da un racconto che ci stiamo facendo da un po' troppo tempo, in cui si utilizzano impropriamente delle categorie, delle terminologie che andrebbero un po' messe a posto, no? Come diceva il film, le parole sono importanti, e quindi bisogna stare attenti a considerare per esempio l'esperienza che i ragazzi fanno negli spazi digitali come un'esperienza che non è per niente virtuale, è assolutamente reale, tanto che poi appunto ha delle conseguenze reali nella vita reale e quotidiana di tutti loro. E quindi attenti a questa dicotomia, così come bisogna stare attenti a considerare i ragazzi, le ragazze, tutti loro indistintamente come facenti parte della categoria mai abbastanza da mettere in discussione dei nativi digitali. In realtà non è che per il fatto di essere nati in questo momento storico automaticamente esiste una competenza maggiore nell'uso o nel comportamento online. Esistono dei consumatori digitali, esiste una propensione maggiore all'utilizzo dei dispositivi, ma ahimè quello che manca invece è proprio la consapevolezza di cosa succede nell'utilizzo di questi dispositivi. A partire da questa situazione quindi noi abbiamo pensato, abbiamo costruito un intervento che quest'anno appunto per lavorare in connessione e sinergia con patente di smartphone ha questa forma e questa formula. Nelle scuole, nelle classi dove l'intervento è già stato effettuato, siamo andati ad approfondire un argomento specifico, il tema della reputazione digitale. Visto che è così fondamentale la fruizione dell'immagine, vogliamo aiutare i ragazzi e le ragazze a ragionare su cosa vuol dire mettere la propria immagine online, proiettare un'immagine di sé online. In un mondo in cui gli esempi che arrivano sono praticamente soltanto quelli degli influencer, cioè quelli che costruiscono un'immagine artificiale falsata, che utilizzano quasi sempre con degli scopi di tipo commerciale,
e che però diventano, non si sa bene quanto loro malgrado, dei modelli da seguire e dei modelli anche estetici e fisici a cui tendere, con tutti i problemi che questo comporta. Nelle classi, nelle scuole dove invece l'intervento non è ancora arrivato, sono proprio poche classi, manteniamo un intervento a 360 gradi sul cyberbullismo, che è un tema che comunque anche lì merita naturalmente di essere trattato. È un intervento che è una pillola, sono 3 ore di attività divise in 2 incontri con le classi seconde, come si ricordava, ma sono queste ore sufficienti ad approfondire l'argomento grazie anche alla metodologia che utilizziamo e che tra poco vi racconto. Prima di arrivare lì, volevo far vedere alcuni primissimi punti di arrivo. Stiamo concludendo in questi giorni i secondi incontri, oggi ce ne sono stati un paio, il primo è stato venerdì scorso, e quindi stiamo raccogliendo alcuni buoni propositi dagli studenti che partecipano alle attività su come prendersi maggiormente cura della propria immagine online, che quindi mi sono portato brevemente e vi faccio brevemente vedere. Ne leggo anche qualcuno perché qualcuno secondo me è particolarmente interessante. Ad esempio, chiedi sempre il permesso ai tuoi amici prima di pubblicare una loro foto, è una cosa che nessun adolescente fa spontaneamente, normalmente, quindi che siano arrivati a scriverlo come proposito a cui tendere ci sembra particolarmente significativo. Oppure nell'altra classe, se qualcuno posta qualcosa di te che ti infastidisce, faccia parlare. Se è faticoso, chiedi aiuto. Questo è un tema che nei lavori sul cyberbullismo ricorre, no? Come rompere la catena della condivisione, del far circolare il materiale offensivo, compromettente e quant'altro. Sembra sempre che cada dal cielo, non cade dal cielo. Arriva da smartphone maneggiati da altre persone, spesso coetanei, spesso compagni di classe o di scuola, con cui in alcuni casi, in molti casi, si può parlare. E parlando si scopre che ovviamente non si rendevano conto quasi sempre dell'impatto del loro gesto, che ovviamente sono poi sconvolti, pentiti, colpiti da quello che hanno combinato, eccetera, eccetera. Quindi è un appiglio anche per uscire da questa situazione. Ecco, detto questo, vado velocemente a concludere e così chiudo anche la condivisione, tornando proprio sulla metodologia. Educazione non formale è un termine che viene utilizzato spesso nei circuiti educativi europei, quelli che girano intorno ai programmi come Erasmus Plus e dintorni. Diciamo che è una strada, una via di mezzo tra due modalità di apprendimento, quello che è l'apprendimento formale, che è quello che tutti conosciamo, codificato nella scuola, e quello che è l'apprendimento informale, cioè il fare assorbire, diciamo, esperienze di vita semplicemente andando in giro con i propri amici, passando un pomeriggio sulla panchina o quant'altro. Una via di mezzo che propone delle esperienze meno strutturate, diciamo, di quelle scolastiche, ma comunque pensate, organizzate, con un inizio, una fine, un capo, una coda, dei contenuti, in modo da poter lasciare a chi le fruisce un apprendimento. Questo vuol dire, per fare degli esempi concreti, che nelle nostre classi, negli interventi in classe, spesso ci sono delle attività di tipo giocoso, di tipo coinvolgente. Per quest'ultimo giro di incontri ci siamo inventati, una versione del vecchio gioco Indovina Chi, che forse ricorderete, quello che bisognava passare le caselline, che noi facciamo con gli studenti che si alzano in piedi e che poi si abbassano da soli nel momento in cui si rendono conto di stare agendo dei comportamenti imprecisi o a rischio o che comunque hanno degli effetti che possono essere nocivi. Ecco, detta così forse è un po' banale, però si tratta, ecco, di cercare di portare nell'educazione, nell'apprendimento, dei modi attivi, coinvolgenti, che quindi stimolino le persone a essere protagonisti del loro apprendimento. È una cosa che a Spazio Giovani cerchiamo di fare sempre, cerchiamo di fare tutti, io e tutta la mia equip di colleghi che ha insieme a me progettato e che realizza questo intervento. Non sono per fortuna da solo, se no non ce la farei mai a portare avanti tutta questa attività. Ecco, brevemente, perché appunto non voglio rubare altro tempo a eventuali domande o conclusioni, ma questa è una breve descrizione di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo e continueremo a fare anche
nei prossimi almeno 3 anni, se ben ricordo, gli incarichi che abbiamo ricevuto nelle scuole di Paderno Milano. Grazie. Grazie, dottor Di Paola, per il suo intervento, dal quale si coglie, oltre alle indubbie competenze in tema di media e media education, la grande passione che accompagna nella progettazione dei suoi percorsi educativi rivolti ai nostri giovani ragazzi, appunto ai giovanissimi, agli adolescenti. Lei ha sottolineato l'importanza di comunicare, di chiedere aiuto, ecco, quindi è un invito che facciamo anche questa sera a tutti i ragazzi, alle famiglie che ci stanno seguendo. Ecco, siamo qui proprio a dimostrazione che l'intento di tutti noi è veramente voler supportare i nostri ragazzi, gli studenti, ma anche le famiglie. Proprio perché sicuramente la realtà che vivono i nostri studenti, i nostri ragazzi, è una realtà estremamente complessa, estremamente difficile, e bisogna, scusate, utilizzo un neologismo, strumentarli il più possibile. Dunque io penso che a questo punto potremmo lasciare spazio alle eventuali domande, se ce ne fossero, non lo so, chiedo, provo a vedere se ci sono domande. Perché i relatori sono stati talmente precisi, talmente dettagliati i loro interventi che, insomma, no, mi dicono che non ci sono domande. Ecco, quindi aspettiamo ancora qualche istante, perché magari stanno anche raccogliendo un po' le idee, avete dato tantissime informazioni, tutte estremamente interessanti, che sicuramente potrebbero essere approfondite ulteriormente. Eventualmente, se arriveranno poi delle domande successivamente, noi ve le porremo indirettamente e le faremo avere ai nostri genitori, alle famiglie, insomma, a chi ci sta seguendo in questo momento. E quindi, se non ci sono domande, io vorrei chiudere la serata lasciando nuovamente la parola all'assessore Varisco per... Scusate un attimo, forse è arrivata una domanda. No, non ci sono domande, no, mi confermano, perché sono in linea diretta con la dottoressa Mastandrea che mi comunica. Ecco, quindi davvero io mi sento di ringraziare ancora tutti voi che avete deciso di condividere questo momento di riflessione, è importantissimo. E, l'evento, vi ricordo, sarà visibile anche sul canale YouTube, e quindi avrete anche la possibilità di riascoltare gli interventi ed eventualmente, insomma, di divulgare a chi non ha potuto essere presente questa sera. Lascio quindi la parola all'assessore Varisco per il saluto finale e auguro a tutti una buona notte. Sì, tocca a me un po' concludere e concludo con nella mente, nei pensieri, gran parte dei discorsi che sono stati fatti questa sera, stimoli, osservazioni, parole chiave che sono state usate più volte da molti di voi, il tema appunto della libertà, dei diritti, che però sono anche dei doveri, degli obblighi, di una patente che si dà ma si può anche togliere, il tema della prevenzione che è fondamentale, assolutamente. Cioè dare la possibilità ai ragazzi di proteggersi, no? Quindi fornire il kit per riuscire a non farsi del male e a non fare del male agli altri.
il tema dell'ascolto, del dialogo, dell'imparare a dire anche quando le cose ci fanno male. Il tema dell'educazione tra pari, stasera è stato molto bello vedere anche i ragazzi del Gaza che stanno partecipando a questa esperienza e come potranno essere loro anche trasmettitori di saperi attorno a queste cose. È fondamentale che ci si parli tra pari o tra fratelli maggiori, no? Fratelli maggiori che parlano con i fratelli un po' più piccoli. Il tema dell'esperienza visuale così potente e così forte, e quanto descrive di più un'immagine delle parole a volte, no? E quindi quanto magari i ragazzi tendono ad identificarsi molto di più in quelle che sono delle immagini che però non sono commentate, che non dicono. E quindi la necessità proprio di fornire loro gli strumenti anche per decodificare queste immagini e per trovare anche un equilibrio etico dentro a questa cosa, dove stare, dove collocarsi. Mi viene da dire che il grosso investimento che tutti quanti dobbiamo fare è quello proprio di aiutare i ragazzi ad avere quell'altra parola chiave che continuamente è stata utilizzata, questa consapevolezza, no? È una consapevolezza che non è nient'altro la capacità di sviluppare il senso critico, di poter scegliere e di poter saper gestire, ecco, essere responsabili anche nei confronti degli altri, no? Il tema della responsabilità di questa sera. Beh, insomma, i ragazzi sono i veri protagonisti in realtà di tutto questo grande affare che c'è attorno a queste tematiche, e i ragazzi li vedremo quando? Li vedremo tutti insieme, ci auguriamo, quest'anno di poter fare una cosa corale tutti quanti assieme, a maggio, a fine maggio, ancora faremo l'iniziativa di nuovo al Parco Lago Nord presso l'anfiteatro, e leggevo proprio l'altro giorno che abbiamo approvato l'informativa di giunta col patrocinio, insomma l'informativa e il patrocinio a questa iniziativa, sono 750 rotti, se non sbaglio, per cui sono veramente tanti i ragazzi sui quali si sta investendo, e sarà bellissimo poterli incontrare tutti assieme e parlare con loro e magari anche ascoltarli, ecco, mi piacerebbe anche fare un pezzettino, se si riesce, insomma, adesso vediamo che cosa riusciremo a combinare. Ringrazio tutti quanti, ringrazio anch'io Mariolina Cappadonna per il link che ha creato con questa esperienza del Piemonte, ringrazio la senatrice Elena Ferrara, Contorno Viola, che ci stanno dando un grande supporto, tutte le nostre dirigenze scolastiche che partecipano a questa iniziativa, il nostro comando dei Carabinieri, con il luogotenente Pacilli che è stato presente con noi anche questa sera, ringrazio Michele Di Paola per il lavoro che conducono all'interno delle nostre scuole da tempo, sicuramente di grande qualità. Il tema dell'educazione informale è potente, è davvero potente. Poi la scuola per sua, diciamo, natura lavora molto di più con il sistema della cosiddetta educazione formale, ma io so che molti docenti adottano anche altri strumenti, proprio perché la potenza dell'esperienza, del fare esperienza, dà molto ai ragazzi, insomma, in termini anche proprio di presa di coscienza dei propri apprendimenti, della propria crescita. Per cui niente che dire, grazie davvero, è stata una serata davvero molto interessante, continuiamo a lavorare insieme, allarghiamo la rete, scambiamo esperienze, e niente, insomma, l'unione fa la forza, è una comunità unita e forte. Grazie ancora a tutti e buona serata davvero. Grazie assessore, grazie a tutti i relatori, ancora veramente buona serata. Buona serata a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie, buonanotte, veramente. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonasera. Buona serata. Buona serata. E grazie.